Si chiama Grover Maku Chapi, 27 anni di età. È stato arrestato, da come si legge nel web, dopo che il marito si sarebbe scagliato contro di lui. Infatti, in Argentina lo avrebbero accusato di profanazione di cadavere perché avrebbe abusato a livello sessuale del corpo della donna morta da appena un'ora di tempo. Dopo il decesso, il marito quindi si sarebbe recato a parlare coi medici e a pagare il conto delle spese mediche in modo complessivo. Poi però avrebbe deciso di passare del tempo con la moglie per darle, per, diciamo così, fare l'ultimo saluto. Sarebbe proprio in quel momento che avrebbe visto la scena devastante davanti ai suoi occhi. Ho visto quello che stava facendo e l'ho picchiato, così avrebbe dichiarato il marito. Era sopra mia moglie, aveva i pantaloni discesi. E non sono riuscito a fermarmi. Insomma, l'uomo stava consumando un rapporto sessuale con il cadavere dell'amata moglie, dell'amata consorte. Non è una novità, spesso e volentieri capitano casi come questi in cui veramente in paesi come il Messico, la Bolivia, il Perù, ma anche altri come l'Ecuador e quant'altro dell'America Latina, ci sono persone che hanno il coraggio addirittura di avere rapporti sessuali con cadaveri, quindi con corpi di persone che non sono più in vita, addirittura abusandone e quindi sporcandoli anche con liquidi biologici. Vi ringrazio per l'ascolto, esimi utenti di YouTube, iscrivetevi, commentate, saluti e a presto.